Il capitolo inizia con una cover su richiesta, che mostra il capitano Kuro immerso nella lettura di un libro, circondato da gatti neri. Il capitolo si apre con Rufy che afferra il trasmettitore dell'umacofono, si presenta e dichiara agli astri di saggezza di essere il futuro re dei pirati. Rufy afferma anche di essere alleato con il dottor Vegapunk e avvisa i Gorosei di ritirare le forze della marina da Egghead se tengono alla vita di York. Vengono mostrati Kizaru e altri marine mentre ascoltano la conversazione, mentre a bordo della redazione volante del quotidiano dell'economia, avendo intercettato la conversazione, Morgan, Sbibi e Wapol rimangono stupiti nel sentire le parole di Cappello di Paglia. Gli astri di saggezza chiedono a Rufy chi sia rimasto insieme a lui nel Lab Phase, ma mentre questi sta per rispondere Nico Robin lo interrompe, suggerendo di terminare la chiamata. Sam Shepard giù, Peter deduce che la voce femminile che hanno sentito sia quella di Nico Robin. Nel frattempo, Robin spiega a Rufy che parlare con loro potrebbe rivelare informazioni preziose, e non possono permettere che il nemico ne venga a conoscenza così facilmente. Rufy si scusa, chiedendosi se la marina ritirerà davvero la loro flotta. Usopp esasperato afferma che non lo faranno, rimproverando Rufy di non sottovalutare mai i marine. Sanjay Garcia Saturn dice al vice ammiraglio Doberman che devono proteggere tre cose: la sicurezza fisica di York, i Punk Records e l'impianto che può creare Mother Flame, sottolineando come tutto il resto sia sacrificabile. Doberman fa notare che Rob Lucci e la CP0 sono ancora sull'isola, così come altri agenti della Cypher Pole. Saturn gli dice che questa è la peggiore delle ipotesi, e che devono dare priorità agli aspetti più critici in una situazione del genere. Doberman accenna un timido consenso, spingendo Saturn a fare un'osservazione cinica sulla natura umana e sulla sua capacità di riprodursi, a cui Doberman risponde nuovamente con un certo imbarazzo. Vediamo poi York che ricorda ai Mugiwara l'accordo fatto con i Gorosei, e che se le succedesse qualcosa, l'isola di Egghead sarebbe spazzata via come Ohara. Nami colpisce York sulla testa con il suo Climatect, esprimendo il suo disprezzo per i Gorosei, mentre Chopper si occupa delle ferite di Robin. Robin rassicura tutti sulle sue condizioni, mentre Kaku esprime disappunto per le ferite subite, nonostante avesse affrontato solo due dei Seraphim, ma Lucci gli suggerisce di non pensarci e di riposarsi. Vediamo Lilith in lacrime per la morte di Shaka e Pythagoras, mentre Usopp cerca di collegarsi al sistema di comunicazione dell'isola. Lucci analizza la situazione, ma viene sorpreso da Kaku che gli chiede cosa stia tramando. Lucci risponde che sta semplicemente parlando da solo. Nel frattempo Usopp si connette con gli agenti governativi nel laboratorio sotterraneo, che si stanno rifocillando e chiedono di essere liberati o almeno spostati, dato che trovano inquietante avere i Seraphim proprio accanto a loro, ma Vegapunk li tranquillizza spiegando che sono rinchiusi in speciali bolle, come il Bubble Shield dei pacifista Mark III, che hanno le stesse proprietà della galmatolite. I Seraphim appaiono contrariati e preoccupati per la loro situazione, ma Snake rassicura gli agenti della Cypher Pole, dicendo che non hanno l'ordine di eliminarli. Successivamente, Frankie ringrazia Snake per averli liberati dalla pietrificazione, cosa che Vegapunk trova strano. Vediamo un flashback in cui Rufy confonde Snake con Boa Hancock, e la supplica di annullare la pietrificazione dei suoi compagni, convincendola a cedere alle sue richieste, come avrebbe fatto la vera Hancock. Anche Jinbe trova la situazione divertente, notando che Snake ha gli stessi sentimenti per Rufy di Boa Hancock. Vegapunk teorizza che le emozioni vengano trasmesse attraverso i fattori di discendenza durante il processo di clonazione. Rufy ringrazia Snake e la chiama di nuovo Hancock, provocando una reazione di gelosia da parte della donna. Il capitolo prosegue con Atlas che informa Vegapunk dell'impossibilità di aprire il Frontier Dome, rendendo la loro fuga impossibile. York rivela di aver impostato una password per bloccare tutto e di non avere intenzione di condividerla. Stussy avverte Vegapunk che sono circondati da una flotta composta da 100 navi e 30.000 marine. Nami aggiunge che il suo log non ha ancora individuato una nuova destinazione e mostra ancora le direzioni registrate a Wano. Andranno a nord-est, e Vegapunk afferma che si tratta di Elbaf, così Rufy e Usopp sono eccitati all'idea di visitare finalmente l'isola dei giganti. Robin avverte che la situazione sta diventando troppo pericolosa, e che devono trovare una soluzione prima che le navi della marina si avvicinino troppo. Lo scienziato evidenzia poi che la Thousand Sunny è già nel Lab Phase, ma che sarà impossibile salpare dalla costa, a causa dell'embargo nemico, il Vega Force 1 è accanto alla nave, quindi potranno sfruttarlo per volare sopra la flotta nemica, ma il robot non può farlo all'infuori dell'atmosfera artificiale di Egghead, e quindi cadrà in mare nei pressi della stessa.
Frankie dice che questo non è un problema, poiché possono usare il Coupe de Bourse per volare un chilometro in più, garantendo la loro fuga. Vegapunk approva questo piano, ma Atlas ricorda di dover disattivare il Frontier Dome prima di fuggire. York li prende in giro dicendo che non otterranno mai la password, spingendo Atlas Edison e Vegapunk a iniziare un tentativo di hackeraggio. Lilith, Rufy, Frankie e Jewelry Bonnie si dirigono verso la Sunny e il Vega Force per spostare la nave dall'altro lato del Labo Phase, in modo che sia pronta alla partenza. Lilith è entusiasta all'idea di lasciare Egghead, e Rufy ammette che gli mancherà il cibo dell'isola, e Bonnie propone di portare con sé altre scorte di pizza. Ma Rufy replica che hanno gli ingredienti necessari affinché Sanji ne prepari altre, e la piratessa loda quest'ultimo per essere sia un ottimo cuoco che un forte combattente. Rufy trova strano il cambio d'umore dell'alleata, e quest'ultima afferma di sentirsi meglio, ora che ha rinunciato ad uccidere Vegapunk. Quindi Rufy commenta che finalmente non la sentiranno più piagnucolare, come la sera prima, e lei si infastidisce. La scena si sposta sulla marina, rivelando che Rob Lucci li ha informati su ciò che sta accadendo. Saturn discute dell'arroganza di Rufy con Kizaru, il quale risponde che i Mugiwara sono intrappolati come topi. Saturn chiede a Kizaru se può aggirare il sistema di difesa del Frontier Dome, dato che si tratta di laser, e lui in quanto utilizzatore del frutto Pika Pika, potrebbe esserne in grado. Ma Kizaru aggiunge che colui che protegge la cupola è un suo amico. Saturn gli dice di ignorare il suo amico, ma Kizaru risponde che ignorare un uomo determinato a combattere per il suo dovere va contro i suoi ideali. Kizaru aggiunge che iniziare un assalto ora farà sì che Sentomaru ordini alle bestie marine e ai pacifista di attaccare la loro flotta causando ingenti perdite. Saturn frustrato chiede se conoscono la posizione della fornace per produrre Mother Flame, e Kizaru risponde che Lucci ha astutamente e abilmente inviato loro tutte le informazioni necessarie. Poco dopo, i viceammiragli danno istruzioni ai propri sottoposti per prepararsi all'imminente assalto. Nel mentre, il gruppo di Rufy raggiunge la Sunny e il Vega Force 1. Vediamo poi Kizaru usare una sua tecnica per atterrare sull'isola di Egghead, dove un Sentomaru sorridente è pronto ad iniziare il combattimento. Sentomaru blocca il calcio di Kizaru mentre ordina ai pacifista di iniziare l'attacco. Il capitolo si conclude con Rufy mentre dice che sta arrivando qualcuno di molto forte. Il capitolo presenta un mix avvincente di suspense, azione e profonde interazioni tra personaggi. Le dinamiche tra i membri dell'equipaggio, come la pronta interazione tra Robin e Rufy, sono raffigurazioni palpabili del loro indissolubile cameratismo. L'aggiunta di dettagli strategici arricchisce la trama, con particolare rilievo all'ingegnoso piano di fuga utilizzando il Vega Force One. Il capitolo si chiude con un potente cliffhanger con l'arrivo di Kizaru, lasciando i lettori sulle spine per il successivo scontro con Sentomaru. In poche parole, questo capitolo è un tour de force che esalta il cuore pulsante di One Piece, rendendolo un must read per tutti i fan. Volevo ringraziare Luca Grassi che è ufficialmente un membro della ciurma di Storyteller. Se anche voi volete entrare nella ciurma abbonatevi al canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.